Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha premiato i vincitori di un concorso che ha visto coinvolti gli alunni delle medie dell'Istituto Comprensivo di Diamante in un breve testo idealmente indirizzato ad una personalità che ha sacrificato la propria vita in difesa dei valori della legalità, la giustizia e la libertà. Quegli stessi valori che hanno tuonato in maniera perentoria nel lungo discorso con il quale il ministro ha voluto prima ringraziare gli studenti per gli elaborati e quindi i loro insegnanti quotidianamente impegnati nelle educazioni delle loro menti, e poi per ricordare la memoria di quegli uomini, non eroi ma giusti, che attraverso l'esercizio del proprio dovere si sono adoperati per il bene e per imprimere un duro colpo alla criminalità in qualunque forma essa si manifesti. Voi avete scritto tre lettere a tre persone che insieme con tanti altri nel nostro paese hanno sacrificato la loro vita per difendere quei valori. Ecco, non dimentichiamo coloro che hanno sacrificato se stessi per consentirci oggi di avere un presente migliore. Ed è per questo che io condivido dalla prima all'ultima parola le bellissime frasi scritte nei vostri temi. Non dimentichiamoci. Non dimentichiamoci mai tutto ciò. Sentiamoci liberi e nel momento in cui costruiamo il nostro futuro di libertà, il nostro futuro di rispetto reciproco, il nostro futuro di riscatto e di rinascita, non dimentichiamoci mai di coloro che hanno consentito questo riscatto, questa rinascita. Non c'è nessun grande paese che non abbia la consapevolezza della sua storia e delle sue radici. Le tre persone a cui voi avete inviato i vostri pensieri hanno scritto un pezzo della storia di questo paese. Toccherà a voi, non più a noi, ma a voi che siete più giovani, portare avanti quella storia, portarla con senso di responsabilità, ma anche con leggerezza. Senso di responsabilità e leggerezza. La leggerezza che deriva dal fatto che siete dalla parte della ragione. Grazie, grazie ancora. Un grazie molto per il vostro futuro.